Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dei Cinghiali sul Tubo. Oggi andiamo a vedere Stranded Deep, un gioco appena uscito in Early Access su Steam. È un survival indie. Noi siamo praticamente, ci troviamo sperduti nei mari senza alcun punto di riferimento dopo un incidente aereo, che in questo caso ho preferito saltare. Praticamente è un veloce tutorial sulle meccaniche base, dopodiché l'aereo precipita e ci ritroviamo così. Molto molto simile al film Castaway, o possiamo citare anche The Forest. Andiamo qua questo. E eccoci qua. Allora, da quello che ho già giocato per circa un due orette, ho fatto alcune partite, da quello che ho letto sulle varie domande e risposte dei programmatori nella pagina Steam, praticamente le principali meccaniche di questo gioco sono che ogni partita è diversa dalla precedente per via che il mondo è creato in maniera procedurale randomica. Calcolate poi, infatti questa cosa, come hanno detto anche loro prima in un intervento nelle discussioni nel forum di Steam, che tanti si chiedevano come mai, praticamente occupa 370 mega. E questo, dicono, è dovuto al fatto che loro hanno creato giusto dei biomi e poi il resto pensa il programma, quindi come spazio lo occupa veramente poco. Allora, questi intanto buttiamoli tutti qua. Allora, come vedete c'è la fisica, c'è una dischetta, mi sembra programmata abbastanza bene. Buttiamo tutto qua, così almeno... Vedete, lo vedete intanto evidenziato in arancione, vuol dire che ci possiamo fare qualcosa. Qui si va a tentativi, le cose si scoprono a caso. Allora, dove ero rimasto? Sì, al mondo. E building e crafting si basano sulla fisica e sono tutti completamente da scoprire. Quindi non abbiamo un... giusto una wiki, mi pare che la stiano mettendo su adesso. Ecco subito anche degli squali che sarà il caso di non avvicinarsi. Non vedo isole, ci sono atolli e basta. Forse quella è un po' più grande, ma siamo a questi livelli. E il mondo dicono sia infinito, quindi posso navigare e esplorare quello che voglio, insomma, senza fermarmi mai. Non posso essere soccorso. Per adesso non c'è questa possibilità, quindi è senza fine. Classica modalità sandbox. Vedete, ora è apparso sotto la scritta stick un menu, una piccola icona che indica che se io tengo premuto il tasto sinistro appare cosa posso fare con queste cose. In questo caso un campfire. Mi dice, ecco qua, 5 stick. Lo seleziono ed eccolo qui. Prendo l'accendino e lo accendo. Ed ecco fatto, il fuoco. Ora, mettiamo via l'accendino, tengo premuto F e qui appare le uniche informazioni che abbiamo su di noi e sul mondo che ci circonda, dato che abbiamo la temperatura, l'ora, che giorno è oggi. Tra l'altro cambia, prima era ottobre, ora è agosto. Un'altra partita, almeno quel che mi ricordo. Quanto sono sopravvissuto e se... Ah, ecco, l'ho tolto. E se premo il tasto sinistro del mouse... Mi dà anche delle informazioni più approfondite su di me, quindi la salute, la fame e la sete. Ora, vediamo di mangiare qualcosa. Vediamo se in giro c'è qualche... potevo premere anche 1-2. Se in giro c'è qualche granchietto, oppure se no butto giù... Anzi, vi faccio vedere come butto giù questo. Posso anche arrampicarmi, ma non è il caso, penso, perché se cado... Allora, qualche bug qui e là l'ho trovato, sarebbe anche il minimo che non ci fossero. Diciamo che come al solito qui è una scelta nostra se avere fiducia nel progetto e quindi finanziarli oppure no. Come vedete è diviso in zone, infatti lassù. Quindi in base a quello che faccio, per esempio andiamo a tagliare questo, lavorerò solo questa piccola parte, quindi più è alto l'albero, più avrò dei log, dato che lavorandolo il tronco in questo caso farò un log. Eccolo qua, vedete. Non ho ancora capito che farci, probabilmente ho uno shelter, ma lo shelter mi pare
Anzi, no, probabilmente quello. Ma forse usa gli stick. Vabbè, comunque, queste piccole. Piccole idee che ancora non so a che servono. Ecco i granchi. Ora il granchio. Aspettate che lo infilzo. Padella. Ecco fatto. Prendiamolo. A posto. Ed ecco il nostro granchietto morto. Ora, se lo mangio così, vi faccio vedere. Non mi fa molto bene. Vedete che non so bene quello che succede, ma non penso sia una cosa positiva. Vediamo un po' se ha cambiato qualcosa. Qui dice nulla ancora, ma probabilmente influirà sulla mia salute. Ma non voglio andare avanti a mangiarne altri per scoprirlo. Li posso cucinare. Ora, andrebbero infilzati. Che su una piccola guida in sticky sul forum di Steam, c'è praticamente questa cosa, ma io non ho la corda adesso, oppure comunque non ho il materiale per farlo, forse la corda non serve, ma sicuramente mi servono più stick e forse il martello, ma non ho trovato, posso tirarlo, sentite che brucia, ovviamente non mi ci sta, quindi a meno che non voglio fare così all'infinito, la soluzione migliore è quella della noce di cocco. Si prende il coltellino, gli si danno un po' di botte. Aspetta, mi metto giù che lo prendo meglio. Ecco fatto. Adesso un'altra botta per farci un buchetto. Ed è bevibile. So che si può spezzare e mangiarlo, ma non so. Non ho trovato il modo. Non ho capito come si fa ancora. Quindi anche questo lo devo scoprire. Vediamo un po' che altro volevo fare. La miglior cosa, essendo un inventario così ridotto, è quello di utilizzare la zattera come base volante, anche perché questa, farlo quartier generale, non mi sembra il caso di mettermi a costruire qua. C'è pochissimo. Ah, una cosa. So che c'è il decay, anzi, senza so, qui si vede benissimo, sia degli oggetti che uso che di quello, per esempio, che lascio come la frutta. Passati un paio di giorni, questa non sarà più commestibile. Si rigenerano, certo quello caduto non si rigenera più, ma servirà del tempo. Quindi diciamo c'è una fonte sostenibile oltre i granchi, l'acqua, andiamo a farci una notatina. Vedete? C'è molta esplorazione, cioè, è ovviamente un gioco che si basa sull'esplorazione, ora non mi avventuro molto perché non è il caso di fare un incontro con lo squalo. Sono anche affogato in un'altra partita, quindi volevo vedere quanto potevo resistere. Torniamo su. Allora, e quindi una buona cosa sarebbe quella di gettare quello che abbiamo qua dentro. Con la Q. Ecco fatto. E usarla come base. Ora voglio vedere se c'è un bug che ho letto. Vediamo, a me non era capitato. Aspettate che lo tiro qua dentro. A posto. Proviamo un po' a vedere se c'è questo bug. Cioè che quando te ne rivai, la nave, la zatteretta scompare. Allora, avviamoci verso quello lì. Tanto basta allontanarsi per un po'. Se mi sto allontanando. Sì, mi sto allontanando. Come vedete, non è che ci vuole un minuto per andare da un atollo ad un altro. Non so se con la zattera si va più velocemente, poi ci sono upgrade della zattera, sicuramente più avanti ci sarà la possibilità di fare la tenda. La miglior cosa sarebbe che si parte vicino a derelitti, così già derelitti, per esempio una volta ho trovato il nastro isolante, ho trovato anche una tanica di benzina, ho trovato anche Wilson, un easter egg, c'era proprio Wilson, qui si chiama Wally. Ma purtroppo non c'era qui, sennò ve lo facevo vedere. Quello è. Era il mio nuovo amico in quella partita. È quella dove sono affogato. Vediamo. Sì. Ok, no, funziona. Dicevano che c'era questo bug che spariva. Beh, a me non accade. Facciamo una prova. Vediamo che succede se mi butto in acqua. E poi voglio provare a risalire. Ah, ma c'è la cosa di qua. La scaletta. Probabilmente salgo così. Ah, sì. Ok, niente, bravi. Questa ce l'hanno messa. Ok, niente. Praticamente le meccaniche base del gioco sono queste. Non c'è tanto da dire. C'è solo tanto da scoprire. Almeno su quello che hanno messo. Ovviamente è un early access.
ci saranno tante patch, si spera, tanti bug ora da comunicare. E questo è il gioco. Quindi valutate voi se merita i vostri 15 euro o no. Poi faremo nel canale una piccola serie e vediamo un po' che viene fuori. Insomma, almeno voglio giocarci molte più ore per scoprire a che punto sono arrivati e crearmi un piccolo shelter. Insomma, vediamo. Alla prossima, ciao!